Tra 5 giorni ci sarà bisogno di 11 leoni, ma soprattutto ci sarà bisogno del 12° uomo in campo, il pubblico. Lo ha dichiarato a chiare lettere Luciano Spalletti: se il pubblico non tiferà, andrò via dalla panchina. Un risultato bugiardo quello di San Siro, per quanto visto in campo. Il Napoli può ribaltare l'1-0 di Bennacer, specie se in campo ci sarà Victor Osimhen. Mancheranno Kim e Anguissa, è vero, ma ci saranno anche Ndombele e Juan Jesus, che danno ampie garanzie. I tifosi ci credono e sperano in un Maradona versione bombonera. Spalletti chiede per il ritorno che il pubblico torni a tifare allo stadio, altrimenti lui va via. Ha ragione, così bisogna fare. Il pubblico deve sempre partecipare e deve sempre tifare per la propria squadra. Il fascino del Maradona è proprio quello, il caos che comunque incita i giocatori, è proprio quella la bellezza del Maradona, dell'ex San Paolo. Certo, il tifo è, penso che va bene per la squadra. Però non so le cose come stanno messe. Ma l'importante è non fare contestazioni, l'importante è che i tifosi siano tranquilli, sia verso i giocatori che verso gli sportivi che seguono il calcio e seguono le partite. L'importante è che il calcio non va distrutto da quelli che fanno disordini, quelli che rompono le cose, quelli che rompono le scatole. Certamente sì. Non sono molto d'accordo su alcune sue scelte tattiche, però ognuno la pensa in una certa maniera. Pienamente d'accordo con Spalletti, che comunque lo stadio Maradona, cosa che Napoli invidia di più a tutti quanti, sono gli spettatori. Quindi se Napoli non viene supportato da noi, da chi deve essere supportato?